Ebbene, continua la striscia positiva qui al Gnocone di Ponte, dove Marcianise contro il Terregoso strappa un buon pareggio dopo che era passato anche un vantaggio. In una partita che è successo di tutto, abbastanza nervoso. Nel primo tempo Farricello, dopo il gol, si è fatto cacciare fuori dall'arbitro per una banalità, poi è stato espulso anche l'attaccante del Torregoso e poi la partita si è nervosita, cioè, e i due allenatori sono stati espulsi. Il nostro Campana ha usato delle parole non belle nei confronti del pubblico, e queste cose non si dovrebbero fare. Domenico, una partita che forse tutto sommato avremmo anche potuto vincere con un poco di fortuna. Sì, anche se devo essere onesto nel dire che forse il pareggio è il risultato più giusto. Il Marcianise, da sottolineare, l'ennesima buona prova, perché in questo 2016 tre vittorie e tre pareggi non sono da poco, perché un 2015 chiuso in chiaroscuro, più scuro che chiaro, invece il 2016 ci sta riportando fuori dalle sabbie mobili. Attualmente dovremmo essere fuori dai play-out, però questo non significa che siamo tranquilli, anzi è un campionato che dovrà essere giocato fino all'ultima giornata, e come oggi dimostra che è sempre più difficile. A Torregoso abbiamo fatto una buona prestazione, alla fine è uscito fuori la squadra di casa perché aveva più benzina in corpo, ha mostrato maggiore voglia di arrivare a questo pareggio, e quindi penso che l'1-1 finale sia il risultato che rispecchi in maniera più giusta questa partita. Raffaele, però i ragazzi hanno onorato la maglia, ne hanno messo veramente tanta. Personalmente non mi è piaciuto il comportamento della nostra panchina. Vabbè, in queste gare, insomma, l'adrenalina a volte va fuori controllo, ci può stare che ci si lascia qualche dichiarazione fuori alle righe, però insomma chi fa questo mestiere dovrebbe comunque avere un comportamento un po' più contenuto, in particolar modo in questi campi dove il pubblico sta proprio a ridosso delle panchine. Domenica ha fatto una giusta analisi, buon primo tempo da parte dei gialloverdi, un vantaggio meritato, però il secondo tempo è stato un secondo tempo di sofferenza. Siamo stati in partita massimo per 15-20 minuti, poi è uscito solo il Torregoso. Evidentemente, insomma, il calo fisico è stato così evidente da farci arretrare di buon 30 metri nel campo. Abbiamo avuto delle ripartenze che potevamo sfruttare maggiormente, ma lì insomma ci vuole anche un po' di fortuna, e oggi la fortuna, diciamo, in queste ripartenze non ci ha dato una mano. Andiamo avanti così, l'obiettivo è la salvezza. Insomma, domenica arriva la capolista Marcianise, sarebbe opportuno continuare a fare punti, ma comunque questa squadra al completo, con le giuste motivazioni, con un po' più di calma, oggi non c'è stata, può raggiungere tranquillamente l'obiettivo. Quindi l'obiettivo è la salvezza, speriamo che possa anche passare per Marcianise da domenica, continuare la striscia positiva, perché in questo 2016, come diceva Domenico, stiamo facendo veramente molto bene. Bene, amici tifosi marcianesiani, alla prossima dalla stirpe.